ultimi anni le mie ricerche e di parlare, di provare, diciamo, a raccontarvi quale è il metodo, anzi la metodologia e quali sono i metodi della geografia per studiare, conoscere il territorio. Io mi occupo in particolare di geografia umana, faccio questa distinzione per far chiarezza, perché la geografia è una materia, ai noi, abbastanza abbandonata negli ultimi anni. Tutti noi ci fermiamo comunque, io per primo, alla conoscenza di solito che ho è alle medie, poi faccio il primo anno di liceo che si fa geografia economica, poi lì è finita, geografia rimane al planisfero, impareremo i fiumi, tutto qua. Invece provengo da un percorso completamente differente, di lettere, con studi in geografia culturale, quindi mi occupo soprattutto delle dinamiche che la cultura, o meglio leggere le dinamiche culturali all'interno del territorio. In questo filone di geografia culturale si inserisce molto bene l'antropologia, che è lo studio praticamente dell'uomo e della società, di quello che fa l'uomo sulla crosta terrestre, e quindi oggi volevo parlare di questo rapporto. Però prima di tutto, quando avevo stabilito il titolo con Marco, avevo ragionato proprio sul titolo e soprattutto su questa parola che è governare, che si sente spesso, governare il territorio, importante per cercare di indirizzare i processi antropici. E allora ho pensato, governare, l'etimologia viene dal latino, prima ancora dal greco, che gubernare in realtà vuol dire tenere il timone, cioè dirigere la barca. L'etimologia proprio di governare è dirigere la barca. Ecco, mi piace in relazione a conoscere e il territorio. Che cos'è il territorio? Anche questa parola, perché le parole hanno un peso ed è giusto anche approfondirlo. Il territorio, soprattutto in geografia, è quel processo, quell'artefatto sociale che è fatto di diversi atti di territorializzazione. Che cos'è la territorializzazione? I processi sono un processo continuo di accumulazione che si forma sul territorio, i quali questi processi danno le definiscono proprio quello che noi vediamo, quello che noi viviamo, quello che noi facciamo. E conoscere significa interpretare con intelletto, etimologicamente anche questa. Quindi mi piaceva l'idea di interpretare con l'intelletto i processi di territorializzazione per cercare di governarli e di dirigerli. Questa era l'idea che c'era alla base, quello che fa in realtà il geografo, cioè cerca di rappresentare il territorio, fondamentalmente. Ops, scusate. Marco, per mandare avanti, come devo fare con la freccetta? Ok, ce l'ho fatta. Allora, dopo un breve contesto nel quale parlerò sui generis, di che cos'è fare geografia, poi volevo parlare di metodi e metodologie, quali sono gli strumenti di ricerca, e poi portare, perché mi aveva chiesto Marco di essere abbastanza, come dire, un po' teorico, sì, però anche portare i campi applicativi, porterò due progetti nei quali abbiamo applicato questo che vi sto andando a raccontare, cioè la metodologia e la teoria, a due casi. Uno è un lavoro sul fiume Tergola nel comune di Vigonza, poi vi spiego meglio, e l'altro invece è il progetto europeo che stiamo lavorando, su cui sto lavorando, sull'idrografia come patrimonio culturale. Allora, scusate, un po' lento a cambiare. Marco, che tu sappia, si muove questo aggeggio. Allora, il PowerPoint è pesante. Adesso ero onesti. Però non pensavo che si bloccasse. Questo sistema tu vai avanti. Sì. Allora, in realtà la prima cosa che volevo dire era
il mio percorso che non viene direttamente dalla geografia. Quindi la prima volta che ho cominciato ad approcciarmi all'indagine territoriale, sono stato circa, stavo finendo la mia tesi di magistrale, stavo lavorando proprio su qual è il rapporto tra arte e territorio. Si è sbloccato, ecco. E una parte fondamentale del lavoro del geografo è il lavoro sul campo, anzi penso sia il quello che distingue molte volte il geografo da altre persone. Il geografo ne fa, come dire, un credo. Cioè, c'è in tutte le discipline, c'è in sociologia, in antropologia, per giunta, assolutamente, c'è anche in urbanistica, però per il geografo la forma delle sue speculazioni teoriche devono avere un contraltare empirico, che è quello che è il lavoro proprio sul campo. E ricordo un aneddoto che però penso sia abbastanza tra il serio e il faceto, quando durante un'escursione chiesi al professor Vallerani, che era il mio tutor di tesi di dottorato, gli chiesi: ma quali sono veramente gli strumenti essenziali per un geografo? E lui mi disse: un buon paio di scarpe. Come prima cosa, quello che ti serve è avere delle scarpe buone, perché devi camminare, devi andare sul terreno, devi andare a vedere le cose, devi parlare con le persone, devi muoverti, non puoi pensare di fare delle teorie e startene a casa, devi sempre stare in mezzo alle cose. E quindi c'è questa dimensione. Ho messo questa foto e poi il geografo che va a piedi, questo in realtà sono io che sto camminando, stiamo risalendo il fiume Piave, nel quale stavamo facendo un lavoro sul mappare tutti i siti collegati alla civiltà dell'acqua, e quel giorno eravamo ad Avestra, su nella valle del Piave, verso oltre il Cadore, e diluviava. Ecco, bisogna avere un poncio, bisogna avere le scarpe, sono proprio piccole tecniche. Ovviamente c'è la mappa e ci sono anche tutti gli altri strumenti. Il geografo perché lavora sul campo? Perché dà valore cognitivo alla presenza, cioè all'esserci. Che cosa significa valore cognitivo? È l'approccio che il geografo ha e che presta l'analisi di singoli elementi, i singoli elementi che formano appunto quello che si diceva prima, la conoscenza. Quindi la conoscenza avviene attraverso il fatto di esserci, di vedere le cose. Ho messo queste due foto perché sono una piccola testimonianza. Quella delle spazzatura è il parco del fiume Adda. Lì in realtà stavamo andando a vedere, facendo un lavoro sui diversi parchi, nuovi parchi regionali, i quali, come molti parchi, non sono più la dimensione del parco inteso come il parco del Gran Sasso, ma si formano questi parchi come quello del fiume Mincio o il Ticino, e qua ci sono anche le case dentro, cioè c'è attività, sono parchi misti nei quali sono aree porose, non c'è più distinzione tra area naturale e area antropizzata. Mi interessava perché era portato ad esempio con uno dei parchi più virtuosi, avevo parlato con alcuni dirigenti, avevo fatto vedere i percorsi che avevano creato, come avevano sistemato. Però andando un po' in cerca, andando un po' a vedere, purtroppo appena si usciva da un casello, c'era un casello autostradale che passava sopra il fiume Adda, e lui mi aveva accennato che potrebbero esserci dei problemi di rifiuti, non mi aspettavo, quello è solo una parte, era praticamente una discarica dentro al parco totale. Dall'altro invece stavamo sempre facendo un'altra ricerca e dovevamo, questa è proprio una cosa molto pratica, chiedevamo quali erano le distanze, perché dovevamo segnarle per le escursioni, per il CAI, a piedi da fare per i vari rifugi, e ovviamente si chiede alle persone. È anche interessante come l'andare a piedi di per sé non è che sia uno strumento di conoscenza, deve essere sostanziato da un background, delle teorie, da una metodologia che dia senso a quello che si fa. Questi signori mi hanno dato delle tempistiche così un po' a caso, quindi poi devi andarle a verificare, perché puoi anche avere l'informatore è privilegiato, eravamo a Termini di Cadore, ho detto: ah sì, 10 minuti sei al rifugio. Qua avevamo camminato 40 minuti, dovevamo ancora trovarlo. È proprio anche la relatività che c'è dell'informazione, quindi bisogna comunque verificarle e andare sul luogo. Anche perché
il paesaggio, lo studio del territorio oggi è molto più complicato, intervengono diversi elementi che hanno modificato completamente il nostro rapporto. Ci sono, questa è un, tra l'altro una manifestazione, le vediamo molto spesso, cioè basta attraversare il Veneto, secondo gli studi di Barotto e Ballerani, è la regione col più alto numero di comitati in Italia. Comitati che si occupano prevalentemente di questioni legate al classico modo di dire il NIMBY, Not in My Backyard, che però è molto passato perché molti hanno superato anche questa dimensione. Pensiamo al Nodal Molin, che era nato come presidio contro la base, poi si era allargato, cioè la sua visione era molto più grande. Succede qualche volta i comitati, molte volte invece sono limitati, come in questo caso avevano messo le nuove barriere antirumore perché avevano fatto una superstrada, e quindi uno dice, beh, ma mettono le barriere antirumore per non dar fastidio, ma questi dava più fastidio vedere questa interruzione visuale con le barriere che avere il rumore che in realtà era molto attutito da diverse siepi che c'erano dei campi. Quindi è anche questo il problema del governare, del tenere il timone del territorio, perché c'è una polifonia di voci che è sempre maggiore e sempre più si esprime, mentre una volta le decisioni da prendere erano molto più lineari, c'era molto meno antropizzazione. Pensiamo semplicemente al Veneto, come è passato negli ultimi 30 anni, 40 anni, che ha 1,5 milioni in più di abitanti. Perché noi continuiamo a parlare, sì, abbiamo tantissime case, però proviamo a vedere anche quanti siamo. Siamo 5 milioni in Veneto, cioè non siamo pochi, siamo tanti, e non siamo localizzati in tutta la regione, perché c'è una zona che, senza fare determinismo, ma la pianura è dove si localizzano le abitazioni da sempre. Quindi c'è questa fascia privilegiata, quello dove c'è anche Schio, in realtà Schio un po' più a nord, diciamo, perché è più accostato alle Prealpi, ma se voi fate tutta la fascia che sta, quella che è cosiddetta delle risorgive, che taglia tutte le Prealpi, dai Lessini fino, non Lessini perché sono carsici, più in là, fino a tutta la parte del Trevigiano, è un continuum di case, basta fare la postumia Vicenza-Treviso per accorgersene. Quindi c'è questo fatto che di cui bisogna tener conto. E il paesaggio è anche cambiato perché sono subentrati delle relazioni tra gli oggetti, e gli oggetti intendo i manufatti nel territorio, e il paesaggio, che cambiano la partita in gioco, i nuovi odori e i nuovi suoni. C'era una ricerca di un geografo francese il quale diceva che attraverso il suono della campana lui sarebbe riuscito a orientarsi in tutta la Francia, perché le campane hanno un suono diverso, e lui aveva registrato tutti i suoni delle campane, e in effetti i suoni delle campane avevano un loro timbro che veniva riconosciuto dagli abitanti del villaggio, leggermente diverso, ma c'era un timbro, e quindi questo era una sorta di paesaggio sonoro. Adesso il paesaggio sonoro è cambiato, non ci sono più le campane che determinano il paesaggio, anzi molti le hanno sostituite, però questo è un cambio perché cambia nelle abitudini, nelle routine. Ci sono certi vecchi del mio paese che dicono, suonava le campane, dicono sempre, vabbè, insomma, ci sarà altro, però per loro era un indicatore importante il suono delle campane. O per esempio il caso di Venezia, il caso estremo, nel quale le campane, si sta discutendo di non farle più suonare perché creano problemi turisti. Su un blog di turisti americani, una delle peggiori esperienze a Venezia, il problema sono le campane, non si riesce a dormire. Io vivo a Venezia e in effetti se stai di fianco al Redentore le campane suonano e ti spaccano i timpani, però non è così fastidioso. Però anche quello è un fatto di percezione, un fatto che cambia. Allora, se per noi può essere piacevole, magari per un altro può essere non piacevole, quindi subentrano altre questioni. Quello delle barriere antirumore sono sempre più diffuse, le vediamo al lato di tutte le nostre superstrade, al lato dei treni, sono sì necessarie, proviamo a pensare anche dall'altra parte, come per prevenire un rumore che è generato nuovo, andiamo a interrompere completamente il flusso della campagna. Cioè, come fa un animale a attraversare queste barriere? Già attraversare una strada era un'impresa. Con queste barriere ci sono delle interruzioni totali all'interno della campagna. Parliamo anche di odori, che è interessante. Cioè, il cambio della chimica, come ha cambiato gli odori della nostra campagna.
Personalmente vivo forse in una zona, cioè sono nato in una zona abbastanza fortunata nella quale questo non era molto sentito, lungo il fiume Brenta, vicino a Cittadella. Però un ricordo ce l'ho, che era quello della Roggia Contarino, una roggia storica scavata dai contarini nel 600, che passava di fianco alla cartiera, e come Marco Valdo cambiava colore durante certi momenti nei quali facevano ripulitura vasche. Parlo che ero veramente bambino, fine anni 90, fine anni 80, che adesso non c'è più perché c'è molto più controllo, bisogna anche dire questo, c'è molto 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 più controllo, e l'odore che sapeva, lo ricordo, di uova marce, me lo ricordo distintamente. Ecco, quello era un effetto della chimica, era un odore nuovo che andava a impattare, che dava fastidio. Queste sono le dimensioni. Sembra tutto detto così, però mi interessa ripescare, proprio ieri riguardavo, mentre stavo pensando a questo, a un articolo che era comparso sia sull'Espresso, poi su Repubblica, giornale di Vicenza, 2012, come è nato lo scandalo della Valdastico. Insomma, lo scandalo noto, con i trentini che hanno esultato, dove avevamo detto noi, in realtà non è vero, è che sotto c'è stato un problema con le ditte che hanno sotterrato rifiuti sul substrato ghiaioso della A24, giusto? 31. A31. È nato tutto in maniera abbastanza casuale, di un signor Giuseppe che portava a spasso il cane lungo quei campi, e magari l'avete anche già sentito, anzi probabilmente, perché è un fatto notissimo, e il cane ha lappato da una pozza e dopo poco è morto. Quindi lui ha fatto, come dire, l'avvocato del diavolo del suo cane, e ha detto, ma cosa succede qua? Infatti c'era molto movimento di camion, ha cominciato a postarsi, ha filmato questi camion con targhe Napoli-Salerno, ha mandato i filmati, da lì si è sviluppata l'indagine ed è venuto fuori di rifiuti tossici che erano sotterrati sotto la A31. Questo è il valore della presenza. Quello che dicevo prima, più si sta nel territorio, più si riescono a vedere le cose, e che non si tratta di fare le sentinelle, non è quello fare la sentinella e fare lo sceriffo, ma vivere il proprio territorio, preoccuparsi del proprio territorio, stare a contatto con il territorio. E il dentro e il fuori, è questo in realtà che accomuna le due discipline che sono geografia e antropologia. È che sono due discipline, ne parlo così tanto e non è per Cicero pro domo sua, è perché molte volte negli studi che vengono fatti, uno fa geografia e dice, vabbè, è geografo, ma che fa? Cioè, ti sei laureato in geografia, bravo, ma cosa fai? Cos'è che serve a geografia? E l'antropologo serve a niente, cioè, serve l'urbanista, però non si pensa che magari invece serve una pluralità di lingue per parlare al territorio, compatibilmente ovviamente ai comuni che hanno sempre meno soldi. Questo è chiaro, come è fatto partecipazione, tutti si riempiono la bocca, in realtà per fare partecipazione ci servono un sacco di soldi, e questa è la verità, è molto complicato. Però adesso vi porto appunto due esempi di due lavori che abbiamo fatto nei quali i soldi non sono tanti, l'importante è che i comuni si impegnino, ci sono altre vie. Perché geografia e antropologia si assomigliano? Uno, perché sono materie da dentro e fuori, non sono materie che stanno dentro il loro chiuso o stanno solo aperte, sono continuamente compenetrate tra questa ricerca sul campo, che infatti è la condivisione di metodi, strumenti di ricerca, che è quello che mi interessa di più, cioè è il fieldwork, questo è, diciamo, l'anello che mette insieme le due materie, ma soprattutto quello che è cosiddetto, scusate se ogni tanto uso dei termini in inglese, cerco di evitarli più che posso, qualche volta sono, si può dire, il cultural turn, si potrebbe dire lo scambio culturale, ma non avrebbe senso. E cultural turn è un modo nel quale le discipline come antropologia e geografia diventano geografia culturale, antropologia culturale, cioè si interessano più della cultura dei territori attraverso la quale analizzano i processi di formazione e anche come si va a governare. Col cultural turn ci sono questi elementi che ho elencato qui, che fanno sì che queste due discipline si uniscano. Molte volte, infatti, quando io devo scrivere, scrivo che faccio dell'antropogeografia, perché mi occupo in realtà di quello. È l'allontanamento dei termini del determinismo ambientale, nel quale qui si diceva prima, cioè non si può più parlare di determinismo sulle cose, perché tanto noi possiamo costruire
dove vogliamo, come vogliamo. Il petrolio ha cambiato le dinamiche di spostamento, quindi non è vero che i paesi devono essere più vicini, tanto adesso ci sono le strade, ci sono gli aerei, quindi siamo in un'ora e un quarto a Napoli, cambia tutte le dinamiche, quindi è difficile parlare di quello. L'adozione di prospettive relativistiche e particolaristiche, cosa significa? Che molte volte non è interessante semplicemente quello che si vede, ma anche quello che sta sotto. Cioè, per esempio, le geografie di genere, come le geografie di genere vanno a cambiare gli impatti territoriali, o come gli spazi dissidenti o le discariche possono diventare spazi di studio e non semplicemente spazi di abbandono. E come il paesaggio è interessante in tutto il suo essere, non semplicemente nella sua visione panoramica, ma in quello che è. È chiaro che è anche il postmoderno che aiuta a questa rivisitazione. Arrivo alla seconda parte, che è il metodo e metodologia. Questa è una, come dire, è una breve scaletta, una sintesi di quello che è l'approccio al territorio che un geografo si pone prima di iniziare una ricerca. Cioè, prima di iniziare una ricerca, questi sono i passaggi che servono per arrivare al punto 8. Si sceglie il tema. E il tema che cos'è, per esempio? In un caso concreto potrebbe essere la riqualificazione di un parco, o magari potrebbe essere il processo di gentrificazione, cioè di processo, non so se magari vi suona questa parola, il processo di abbellimento che viene in certe zone della città nella quale vengono cacciate delle persone che abitano in zone brutte e vengono costruiti nuovi palazzi, cambiando completamente la destinazione del quartiere. Quello magari è sempre stato un quartiere operaio, quello diventa un quartiere che ha altre funzioni, per esempio logistiche. Avere funzioni logistiche vuol dire che deve cambiare tutta una serie di dinamiche di vivibilità del quartiere, comprese quelle anche di viabilità, perché sono diverse tra chi ci vive e invece chi ci deve fare del commercio all'interno di una zona. Per esempio, quello è il tema, gentrificazione è il grande tema, o il grande tema è riqualificazione, e poi all'interno di quel tema vado a muovermi. Dopo aver scelto il tema, bisogna fare sempre un'analisi critica ed empirica di tutto quello che è stato fatto. Cioè, bisogna prendere e fare quella che viene detta in inglese literature review. Cioè, devo andare a vedere chi ha scritto prima, qual è il piano regolatore precedente, o quali sono i 2-3 piani regolatori precedenti, come sono stati svolti, quali sono state le scelte prese, come hanno indirizzato le politiche di governo del territorio in quell'area, quali sono per esempio anche i libri di storiografia che ci sono, c'è un libro di geografia che ne parla. Ecco, questo è importante farlo. È sempre difficile, è sempre complicato, i tempi sono pochi, io sto parlando comunque a un livello nel quale come si dovrebbe fare, compatibilmente sempre con le disponibilità di tempo e di soldi, che quelli sono fondamentali. Questo però penso sia invece una cosa decisiva, che le domande che riassumono l'obiettivo, cioè quando faccio qualcosa, perché lo faccio? E quali sono i motivi che mi spingono a fare questo studio? Sono le classiche, uso un termine inglese, no, non lo uso, lo evito, se no cado nell'errore di prima. Ho scelto il tema. Come voglio cercare di affrontare questo tema? Quali sono le domande a cui voglio... Qual è la risposta che voglio dare a questo mio lavoro? Cioè, il mio lavoro deve avere una finalità. Cioè, non posso, affrontarlo tanto per affrontarlo, cioè devo affrontare il piano regolatore, devo mettere tot cubatura, no, devo capire perché devo metterla e come devo metterla, cioè devo pormi dei problemi, cosa ha bisogno il territorio, devo cercare queste domande che sono fondamentali. E il caso studio, per esempio nel caso gentrificazione, che ne so, potrebbe essere l'ex zona dell'edificio Rossi, per dire, mettiamo conto, sto ipotizzando, scelta di metodi più adatti da utilizzare. Adesso dedicherò proprio delle slide a quali sono i metodi. I metodi sono gli strumenti con i quali cerco di affrontare il mio caso studio. I metodi mi servono poi per fare il lavoro sul campo. Un
una volta fatto il lavoro sul campo, attraverso i metodi che ho giustificato attraverso la metodologia, rielaboro ordine e poi ho l'elaborato finale. Questo è un percorso, come dire, pulito, il percorso che si dovrebbe fare inforcando tutte le porte della ricerca territoriale. No, ripeto, non è sempre possibile, si cerca di fare quel che si può. È proprio qua che voglio distinguere metodo e metodologia. Molte volte si legge, ci occupiamo spesso anche di report di comuni nei quali vengono confuse le parole e in realtà è importante di nuovo ridare dignità anche alle parole, a quello che significano. Il metodo sono le tecniche che uso, per esempio, che ne so, faccio analisi testuale o faccio analisi d'archivio o cerco di fare misurazioni statistiche, cioè devo dire quali metodi utilizzo per fare il mio piano. Per esempio in Inghilterra loro devono sempre dichiarare quali sono le tecniche e gli strumenti che usano per arrivare a dei risultati, perché altrimenti io non posso valutare quello che tu hai fatto, cioè come tu hai designato quell'area in un certo modo rispetto a un'altra. Se io non so qual è il metodo che tu hai usato, per me è difficile, diventa quindi oscuro leggere. Quindi saper leggere anche i piani, bisogna anche saperli, come dire, raccontare. La metodologia in realtà è tutto quello che mette insieme, è la giustificazione teorica dei metodi. Perché uso i metodi qualitativi, per esempio, o quantitativi? Giustifico il perché. Sono entrambi buoni. Io però solitamente mi avvalgo, soprattutto negli studi geoantropologici, di metodi qualitativi, non che sia che si sdegni il metodo quantitativo, che è quello di solito statistico, per capirci, ma il metodo qualitativo mi dà dei risultati che magari sono meno causa-effetto, ma sicuramente sono più adatti a quello che dicevo prima, alla polifonia territoriale. Perché? Perché riesco a capire molto di più la soggettività e meno l'oggettività, che poi anche l'oggetto di per sé, in base a come io lo rappresento, in base a qual è la mia prospettiva culturale, diventa soggettivo solitamente. Quindi anche il dato sostanziale, sicuro, si sa benissimo, il caso eclatante è sempre quello delle elezioni. Il 10% è un gran successo da una parte, è l'insuccesso più grande dall'altra parte. Dipende come guardo quel 10%, però il 10% è un dato vero, è inequivocabile, contato al millimetro, però non ha fondamento. Allora, quali sono gli strumenti? Le interviste, l'osservazione partecipata e l'analisi testuale. Le interviste, ci sono tre tipi di interviste. Basterebbe poco, molte volte... Quante volte capita in realtà che si dice la decisione non è stata concertata o ci nascono i comitati? Prevenire è meglio che curare, si usa sempre, ma in realtà è verissimo. Se io lavoro sulle interviste, molte volte prima di fare un intervento, il problema è sempre il tempo, e io lo capisco che l'amministrazione è un fratello che è urbanista, quindi so benissimo come funzionano le chiusure piani e il resto... e via discorrendo. Infatti ogni tanto abbiamo scontri su queste cose metodologici proprio, non sui metodi. Però se si chiede alle persone quali sono, per esempio quello delle barriere che ho fatto vedere prima, è una situazione quasi comica, sono stati spesi 300.000 euro per mettere le barriere. Bastava chiedere alla comunità, la comunità diceva no, non vogliamo le barriere, era chiuso il discorso. Non c'era il comitato, si spendevano 300.000 euro. Certo, bisognava spendere 5.000 euro prima per pagare uno che andasse a fare magari interviste, però si risparmiavano 295.000, quindi sai quante interviste riesco a fare prima di arrivare ai 300.000 euro. Quindi è anche un fatto che a volte ci manca la lungimiranza nell'affrontare il territorio. La fortuna mi ha portato anche a studiare in Inghilterra e lavorare con gli inglesi. Allora, pieni di come noi di difficoltà, anche loro, i loro comuni hanno più o meno gli stessi problemi nostri. Diciamo che credono molto di più invece però sul domandare prima di fare. E che non è che devo domandare perennemente, perché io capisco che è complicatissimo.
però molte volte risolve veramente molte diatribe, e non che gli inglesi facciano meno comitati, e quando li fanno sono veramente durissimi, però ne fanno meno perché c'è molta più concertazione con il territorio. Torno alle interviste. Le interviste sono di tre tipi e queste vanno bene in base a quali sono i dati che voglio ricavare, o meglio, quali sono gli interessi che ho. Le interviste strutturate sono di solito una sorta di questionario, per capirci. Cioè ho delle domande, ma non sono questionari. Ho delle domande fisse che provo a fare a tutti. Vedo l'incidenza che ho in queste risposte e traggo delle conclusioni. Tutte le domande uguali per tutti, tutti mi danno delle risposte, in base alle risposte calcolo le frequenze e vedo quali sono. Le interviste non strutturate, queste di solito però si usano per ricavare altri temi, che sono quelli delle storie orali o dello storytelling o delle narrazioni territoriali. Si va da un intervistato e da questo intervistato io so qual è il mio tema. Per esempio, voglio parlare nel caso di Schio, voglio parlare dell'impatto che ha avuto l'utopia sociale sui movimenti operai post seconda guerra mondiale. Cioè, perché c'è stato un movimento operaio, e chiedo a queste persone, provo a farle parlare a ruota libera. Da tutto quello che mi dicono, cercando di indirizzare ovviamente l'argomento, trovo dei racconti, o magari lì trovo dei racconti che mi interessano relativi agli anni che sto indagando, gli anni 60, per dire. Dentro le sistemi strutturate, che sono quelle che uso di solito io, invece prevedo un uso di un set di domande, cioè sono tre o quattro, più o meno fisse, e poi queste si spostano in base a come l'intervistato reagisce. Cioè, in base a quello che l'intervistato mi sta dicendo, so quanto in più posso avere da questo intervistato rispetto a un argomento rispetto a un altro. Sempre restando sulle interviste, prima di andare avanti, perché sono utili quindi? Beh, innanzitutto perché di solito suppliscono la mancanza di informazione della statistica. Per esempio, su un comune sto facendo l'analisi turistica, ho un incremento da dato statistico negli ultimi 7-8 anni deciso delle presenze rispetto agli arrivi, quindi dico, beh, bene, vuol dire che sta crescendo l'attrattività turistica del mio territorio. In realtà magari è stato creato un centro congressi con hotel e questo falsa tutta la statistica completamente, però la falsa fino a un certo modo, cioè vuol dire che c'è un certo tipo di turismo, quindi vado in quel posto, faccio le interviste, capisco chi viene, qual è il target e da lì indirizzo le mie scelte turistiche sul territorio, partendo dalle basi di quello che ho, dove ho fatto una strada, però quello posso dire, bene, negli ultimi 10 anni c'è stata una crescita del 60% di turisti. Che tipo di turista? Turista congressuale. Cosa interessa il turista congressuale? Applico delle scelte territoriali in base a quello che è il turismo, per esempio, che sta arrivando, il flusso che ho. Poi posso anche ovviamente dire, decidi, fare un'altra strategia, però quello si chiama marketing turistico, è diverso, non in base a quello che ho. Le interviste servono perché ci aiutano a capire le pratiche sociali che ci sono nel territorio, perché riusciamo a parlare direttamente con le persone. Parlare con le persone si tratta di raccogliere opinioni individuali. Sono fondamentali sentire anche le opinioni individuali. Si parla tantissimo di democrazia molte volte. La democrazia non è solo nel momento del voto, ma anche nel modo quando prendo le decisioni. Il che non è che vuol dire aprire un blog e fa questo e far democrazia di per sé. La democrazia vuol dire cercare di far partecipare o comunque di mettere a conoscenza delle decisioni. Questo veramente riduce molto lo scontro e riduce molto di più la distanza tra il cittadino e l'amministrazione. L'altra tecnica di cui volevo parlare è l'osservazione partecipata, che è alla base dell'analisi etnografica, che sta alla base di antropologia e geografia, ed è come un ricercatore
partecipa a delle situazioni però nelle quali non è preparato, perché le interviste evidentemente sono preparate. Devo chiamare una persona, dirgli vengo ad intervistarti, quindi c'è anche questo da tenere sempre in conto, che c'è un filtro, perché la persona intervistata comunque sa di essere intervistata. Io devo dichiararmi chi sono e devo dire quali sono le mie finalità. È chiaro che lui non risponderebbe come se fosse al bar. Quindi sappiamo benissimo che ci sono sempre dei filtri e tutto quello che io raccolgo è sempre mediato. Non c'è mai, come dire, la trasparenza totale, quindi è anche inutile cercare di volerla o ottenerla. Dobbiamo invece lavorare sulle sfumature che ci vengono dette cercando di comprenderle. Questo è molto interessante perché va a integrare invece la parte delle interviste. Osservazione partecipata, cosa vuol dire? Magari andare a una manifestazione, non dichiararsi, star lì e guardare cosa succede. O andare a un dibattito e ascoltare qual è il dibattito, per esempio quello sulle barriere, come ricercatore cosa avrei fatto? Una delle prime cose, sarei andato al dibattito e sarei stato lì e avrei ascoltato, non avrei detto niente. Sono andato a tutti i dibattiti che c'erano, sia in comune che al comitato. Avrei cercato di vedere quali erano le ragioni, senza dichiararmi. Poi mi sarei dichiarato e avrei cercato di dire, intervistare, che ne so, il sindaco che ha preso la decisione o il comitato del perché no. E lì si possono trovare le soluzioni, o cercare di trovare delle soluzioni. Ecco, in questo caso si basa l'osservazione partecipata su due tecniche che sono fondamentali, la spontaneità e le interazioni quotidiane, che prima non ci sono. Nelle interviste non c'è spontaneità, sicuramente, perché l'intervistato sa di essere intervistato. Se a voi capita, se io vengo lì adesso vi faccio un'intervista, il vostro forma mentis cambia immediatamente, perché sapete che dovete dire qualcosa in maniera ordinata, cercate di rispondere alla domanda, cambia completamente il vostro ruolo, che se siete al tavolo, poi fuori magari beviamo un caffè, stiamo chiacchierando, è diverso, sicuramente. Dall'altra parte interazioni quotidiane, sì, perché posso vedere il comitato quando va a discutere prima ancora di che mandi la petizione, posso vedere la giunta che lavora, se è aperta, se mi permette ovviamente di andare, dipende, molte volte sì, ci sono diversi casi. Infine c'è l'analisi testuale, che è lo studio da cui sono partito in realtà in geografia, che è lo studio dei documenti, quindi praticamente è tutta la parte culturale proprio più stretta, quindi giornali, quotidiani, rapporti governativi e non documenti relativi a pianificazione, mappe, fotografie, tutto è fonte di informazioni, dipende cosa scelgo di fare. È fonte di informazioni, sicuramente sono fonte di informazioni, poesie, romanzi, film, opere d'arte e musica. Il più grande testo scritto su il territorio veneto, il paesaggio palladiano, di Dennis Cosgrove, che vi consiglio di leggere, è fatto tutto sull'analisi della cartografia antica, sullo studio dei testi del Palladio, e sulle lettere del Senato di Venezia sulla formazione del Magistrato delle Acque. Vi spiega tutto come si è formato il territorio in Veneto. Però si fa attraverso le fonti, attraverso analisi testuali. Lui non ha fatto osservazione partecipata, non ha fatto interviste, è andato a fondo su questo e poi ha lavorato su questo, che è il grande libro di Eugenio Turri, altro geografo, il paesaggio vero e proprio come testo, semiologia del paesaggio, cioè leggere il paesaggio come un testo, ha i suoi caratteri, li posso interpretare, basta sapere i simboli quali sono. Vista l'ora, che sono già le 10:10, vado veloce in casi studio, così cerco di finire in mezz'oretta circa. Tra mezz'ora ce la fa, un po' di più. Probabilmente qualche minuto in più. I casi studio. Il primo è il Tergole, comune di Vigonza, Interland padovano, perché magari non è che tutti conoscono, io sono di Padova per quello conosco in realtà. Padova è una città in grande espansione, ma quello che è più interessante è tutto, diciamo, come dire, l'anello di comuni, di satelliti che stanno attorno. Sono tutti comuni che nel giro degli ultimi 15 anni
sono passati a essere piccoli comuni come Vigo d'Arzere, 6.000-7.000 abitanti, a 25.000 abitanti. Vigonza ha 15.000 abitanti, sono tutti comuni che sono esplosi perché con la grande, qualcuno lo chiama speculazione, qualcuno lo chiama boom immobiliare, l'ultima grande colpo di coda che è anni 2000, prima della crisi del 2008, è stato molto costruito in questi comuni. Ovviamente il prezzo di una casa in questi comuni è molto più basso e quindi c'è il fenomeno di padovani che vanno fuori, ma anche di tutti quelli che stanno attorno, che vogliono andare in città, non possono permettersi la città e si accalcano in questa cintura periurbana. Quindi noi ci siamo occupati del comune di Vigonza rispetto ad altri. Come ci siamo occupati? Grazie a un progetto che si chiamava Riabitare il Castello. È un progetto finanziato dalla Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Per questo vi stavo dicendo prima, costano tanto questi lavori? Sì, dipende. Questa associazione, il Mosaico, ha vinto un bando che fa ogni anno la Cassa di Risparmio Padova e Rovigo, che devono, essendo una fondazione, sono obbligati a dare dei soldi al territorio. Questo bando si chiama Culturalmente. Loro hanno vinto questo bando, questi ragazzi che tra l'altro uno studia proprio geografia, l'altro veniva fuori da sociologia, hanno detto beh, proviamo a fare un bando nel quale non facciamo solo una mostra d'arte, ma proviamo a lavorare su restituire alla comunità un lavoro di pianificazione territoriale, coinvolgendo le università. Il progetto Riabitare, che potete tra l'altro vedere a quel link che vi ho segnato, vi faccio vedere solo qual è il fiume Tergola, che è questo, che ho segnato in rosso in questa CTR, e questo è il comune di Padova. Qui siamo 98, quindi è cambiato completamente la dinamica insediativa. Questa è Stra, Villa Pisani, quindi il Tergola arriva giusto dietro a Villa Pisani, che tutti conoscono il Naviglio del Brenta. Questo che vedete qua, infatti, è il Brenta, qua c'è il Muson di Sassi, c'è un reticolo, e questo è il graticolato romano. Quello che è rimasto più intatto di tutto il Veneto. Si vede proprio benissimo, è incredibile come sia ancora evidente. Lo si vede comunque tutt'oggi, basta andare su Google Earth, cliccare, andare sulla zona di Vigonza, Borgo Rico, e si vede il graticolato romano, è proprio rimasto completamente identico. Molto interessante come i romani, con la presenza del Tergola, avessero allentato il graticolato. Riparte di qua. Lo allentano perché sapevano costruire insieme al Tergola. Sapevano che se l'avrebbero costruito là, imbrigliando il Tergola, sarebbe esondato. Allora abbiamo cercato di fare questo graticolato lento. Il progetto era diviso in quattro fasi. Il primo era riscoprire il castello. Era un contest fotografico perché si cercava di coinvolgere sotto tanti punti di vista il comune. Ho dimenticato. L'area del castello è quella più interessante. Il castello è il castello di Peraga, frazione di Vigonza. Vigonza è divisa in diversi piccoli frazioni. Una delle più importanti è Peraga, soprattutto perché è baricentrica rispetto a Vigonza Padova, vicino al fiume Tergola. Lì c'è un grande parco pubblico molto bello e c'è l'ex castello, che in realtà è una villa con anticamente castello. L'obiettivo era quello di lavorare in quell'area. Il primo l'avevano chiamato Riscoprire, contest fotografico, era indirizzato alle ragazzi sotto i 34 anni, due temi erano stati dati e poi c'era quindi una pagina Facebook nei quali si potevano esprimere i like e dopo c'era anche una giuria che valutava. Questa sembra un'operazione classica, normalissima, si fa ovunque. Era interessante però perché si cercava di dire devi rappresentare il tuo territorio attraverso due foto, l'architettura naturale e l'architettura artificiale. Dovesse obbligatoriamente mandare una di queste foto e mi piaceva che quando infatti mi avevano detto, ho detto beh, architettura naturale non capisco cosa significa, però ho detto se lo dite voi l'architettura è artificiale evidentemente. Però era interessante come avevano cercato di far fotografare il loro luogo ai ragazzi. Era questo. Perché una delle prime cose è la presa di coscienza di quello che sei. Cioè se tu gli dici,
tipico, cosa serve di solito? Mi dicono, il patrimonio UNESCO cosa serve? Serve in realtà, per esempio, quando viene dato il patrimonio UNESCO, serve a far presa di coscienza sulle persone. UNESCO non è che dia soldi, però sapere che il tuo patrimonio, che la tua casa è patrimonio UNESCO, boh, a me renderebbe orgoglioso. È quello che è il meccanismo, il fatto di rendersi conto di quello che c'è, che è fondamentale per apprezzare quello che si ha. Il secondo passaggio era rivivere il castello. Hanno organizzato diverse manifestazioni, tra i quali una passeggiata lungo il fiume Tergola con la comunità, poi avevano organizzato del teatro di improvvisazione, poi due mostre teatrali proprio sull'acqua e il fiume, l'importanza del fiume. E questa era la seconda parte. La terza era riconquistare il castello, dove sono stato coinvolto insieme all'Università di Padova, corso di turismo. Il professore di Padova, io ero tutor, il professore di riferimento era Mauro Varotto, che magari qualcuno conosce, soprattutto perché si è occupato di paesaggi abbandonati, di comitati e di paesaggi terrazzati negli ultimi anni, oltre a molte altre cose. C'era l'Università IUAV che era coinvolta perché? Perché loro si occupavano della parte urbanistica e della parte di restauro. Comune di Vigonza come partner, ovviamente l'associazione Il Mosaico, che senza di loro sono stati molto bravi, tutti i ragazzi giovani che hanno vinto il bando, ci hanno creduto e hanno messo dei soldi a disposizione della comunità quando potevano fare, che ne so, qualsiasi altra cosa, l'associazione Paesaggi Risorgiva, che poi vi dirò come ci ha aiutato, il consorzio Acque Risorgive. In totale, con questo bando siamo riusciti a portare a Vigonza, c'è un piccolo comune, 15 studenti di turismo di Padova e 25 studenti di turismo di UAV, dei quali 15 di urbanistica e 10 di restauro. C'era un professore per ognuno, Mauro Varotto, c'era Piana e Enrico Fontanari per UAV, e ognuno aveva il proprio tutor di riferimento che lavorava qui giù con i ragazzi, con gli studenti. Quindi era come avere un grandissimo ufficio tecnico concentrato, è vero, in una settimana, però a disposizione della comunità. Questa era la portata del progetto, che mi sembrava interessante. La scelta del tema. Quando ci hanno dato il tema, loro ci hanno detto noi vogliamo parlare del comune di Vigonza e del castello. Ok, questo è l'ambito. Noi dobbiamo cercare di capire cosa vogliamo fare di questo ambito, e erano riqualificazione ambientale di un centro periurbano come il comune di Vigonza, in particolare l'area strettamente del castello, questo vedete il castello, e il turismo rurale fluviale ci è venuto in mente come grosso tema. Perché? Perché il turismo fluviale non è minimamente conosciuto in Veneto, tanto che la regione Veneto non lo considera tra, e quando tu vai a vedere i diversi ambiti di turismo, non esiste il turismo fluviale, nonostante abbiamo dei fiumi e dei canali tra i più importanti sicuramente d'Italia. Non mi allargo perché poi è molto complicato far paragoni, però basti pensare che le vie navigabili in Italia censite negli anni 70 sono circa 2000, 1090 sono in Veneto. Per capire, cioè, la dimensione, la sproporzione che ha, come sempre stato fondamentale. E il turismo rurale perché? È perché il comune di Vigonza si trova in una posizione molto particolare alla stazione, che è fondamentale, che sta tra Padova e Vicenza, è il comune con la più alta percentuale di spazi rurali rispetto a tutti quelli della cintura di cui vi dicevo prima. Salborsa, Colongo, tutti questi comuni hanno praticamente un'incidenza e una densità altissima di abitanti. Il comune di Vigonza ce l'ha, però essendo molto più grande come comune, essendo chiuso tra tre fiumi, è riuscito a preservare delle ampie sacche di ruralità. Quindi ho detto, proviamo a lavorare su questi temi, poi vediamo cosa ne può saltare fuori. L'analisi critica di lavori teorici ed empirici già pubblicati. Prima è nato tutto, il workshop è stato fatto in settembre dell'anno scorso, è nato con una grossa conferenza nella quale sono venuti degli esperti, tra i quali qualcuno li conoscete,
Mauro Varotto, appena citato, aveva scritto lui il libro più importante sul comune di Vigonza e sul fiume Tergola. Francesco Vallerani, geografo, si occupa soprattutto di turismo rurale e fluviale. Poi c'era l'architetto Draghi, che è praticamente uno dei più grandi conoscitori delle ville e dei castelli e dell'incastellamento medievale dell'area. E poi c'era un urbanista, che qui non è presente, che ci ha presentato le dinamiche che intercorrono tra il comune di Vigonza e i comuni vicini, facendo un'analisi abbastanza quantitativa interessantissima. Questa è stata la prima fase, 24 maggio. A settembre abbiamo riunito tutti gli studenti, divisi per gruppi, e lì abbiamo fatto delle presentazioni specifiche, nel quale ho presentato anch'io, ho presentato di nuovo Mauro Varotto, abbiamo cercato di dare tutta una bibliografia perché i ragazzi leggessero e studiassero, quindi capissero a che punto siamo. Per focalizzare però la ricerca, sempre prima che iniziasse il workshop, abbiamo fatto un piccolo esperimento che volevo farvi vedere. Questo è il sito che raccoglie le testimonianze storiche di tutto il territorio di Vigonza, perché mette assieme la cultura e la storia col castello, ma mette insieme anche la natura con la tergola. Il castello è storicamente uno dei punti più rappresentativi del nostro territorio. Potrebbero fare un'emeroteca, punto d'incontro per i giovani, un centro culturale, portando delle innovazioni, non troppo perché sennò cambia la sua struttura, che sia abitabile, diciamo, e potrebbe diventare un bel punto ricreativo, organizzare una mostra o quant'altro che possa avere un uso soprattutto rivolto ai giovani, che possano ereditare la storia vissuta in questi luoghi e che possano rinnovarla con le prospettive del presente, quindi con la cultura, con la musica. Non so, turismo, attività ricettiva come bed and breakfast o qualsiasi altra tipologia per un turismo anche sostenibile. Di classe. Un piccolo centro culturale dove fare delle piccole mostre. Elite. Il fatto che sia uno spazio pubblico penso che sia già un punto di partenza importante. Aiuto. Dare una bella ripulita esterna. Il castello non l'ho visitato all'interno. Ovviamente poi si inizia anche da dentro, secondo me. E non fermarsi solamente al primo piano. Ci sto pensando ancora. Più di proporre arte costantemente. Una bella gelateria con coppe gelato. Qualcosa di artistico. Si potrebbe fare una specie di internet caffè. Secondo me questa è un'idea. Le persone possono leggere, stare tranquille e bersi una tazza di tè caldo o di caffè. Ci vorrebbe un vareto. La sede di un ecomuseo, un museo vivo in cui poter interagire, visitare di sopra, oppure un'aula studio, una ludoteca. Allora, io vorrei che il castello diventasse uno spazio dove tutte le persone che hanno delle idee stravaganti, inerenti a arte, cultura, spettacolo, eccetera, si potessero mettere insieme e lavorare in rete. E il castello ristrutturato deve essere vissuto. Bella birreria. Sarebbe bello che il castello diventasse un punto vivo di aggregazione e spunceteria. Oggi abbiamo la libreria, quel di Carota, una kinder house con i bambini piccoli, il seminario sull'olio essenziale di lavanda, disegno botanico. Molti attori all'interno di questo spazio. Ci sto pensando ancora. Qualsiasi idea abbiate va bene. Anche un atelier di tipo medievale o... Non è facile, una domanda seria. Che ci fosse anche magari qualche sfilata di quel tipo. E metti via quel microfono. Il castello di Peraga mi fa pensare a un connubio tra uomo e natura. Va abitato e vissuto. Abbiamo trovato il tema, come lo indirizziamo il tema, ma soprattutto proviamo a chiedere semplicemente a tutte le persone che passano per quello spazio cosa vorrebbero,
proprio una sorta di lista di desiderata, la medievale. Metti il tuo desiderata, poi vediamo se riusciamo ad accontentarti. E in realtà la volontà era quella, come avete visto, quanti sono le idee, più o meno sono simili, hanno, come dire, un verso. Però uno vuol fare un bar, una spuncetteria, l'altro vuol fare un centro culturale, l'altro vuol fare un centro di meditazione. Quello che ci ha interessato è che il fiume è passato qui dietro, non è mai stato nominato. Mai stato nominato. Il castello è nato per il fiume. Fino agli anni 60, dall'altra parte, tra l'altro, del castello c'è un edificio che è l'ex mulino. Sono le foto che c'era un edificio che congiungeva tutti e due, come tutti i mulini classici di acqua, era una sorta di sbarramento fluviale. In cui l'acqua passava sotto, ma c'erano le ruote. Buttato giù negli anni 60, è rimasto solo l'edificio dall'altra parte, tra l'altro con la pietra di San Marco, che segna 1700, qui si può fare acqua da mulino. Cioè, un luogo interessantissimo. La gente che passa lì non sapeva cosa è il fiume. È interessante questo sorta di oblio di fianco a casa. Allora abbiamo cominciato a pensare quali erano le domande che da piccoli feedback che avevamo avuto, ma pure domande, era semplice: cosa faresti tu di quest'area? Cioè, il turismo di cosa? C'era questo il problema, il turismo di cosa? Avete visto, quello era il castello, una sorta, un mix tra una villa e un castello. Cioè, non ha, che ne so, la pill di una villa palladiana, questo mi sembra chiaro. Un bel parco, c'è però il Tergola che passa di fianco. Quindi le domande che noi ci siamo posti, o che abbiamo posto agli studenti che volevamo risolvere, era: il castello cosa rappresenta per la comunità? Anzitutto, qualcuno era anche interessato, anzi qualcuno è stato molto astuto e ha detto: beh, prima di cosa vorrei visitarlo, perché è sempre chiuso. Cioè, cos'è se per me altrimenti un quattro mura? Aprire anche gli altri piani. Un po' il parco comunità divenire un pivot territoriale, cioè oltre a questo parco che viene aperto durante il giorno, può diventare veramente un luogo di aggregazione. C'è aggregazione, che ne so, al mattino per fare delle attività, il pomeriggio c'è già comunque il King Garden, comunque per i bambini e tutto il resto, la sera, perché no, anche un bar nel quale, se tu apri un'aula studio, i ragazzi poi si fermano. Ci sono diverse idee. Qual è il ruolo della Tergola all'interno della società di Contina? Questo ci interessava, mai nominata. Abbiamo chiesto più o meno una quarantina di persone in quel video che poi abbiamo montato. Nessuno. E sì, invece la Tergola, come avete visto, non solo ha dato struttura al territorio, tanto da interrompere addirittura il graticolato romano, cioè la prima fondazione di Vigonza, ma addirittura i castelli che sono creati uno a fianco all'altro, tutti a una certa distanza lungo il fiume Tergola. Cioè il Tergola è l'asse principale. Tergola ha detto fiume di 100 mulini. Ce n'erano uno ogni piesso spinto, ne è rimasto uno solo sopra, vicino a Cittadella, di ruota, non funziona. Era un mulino dietro l'altro, perché i fiumi tipo Sili, i fiumi risorgiva, non hanno il carattere torrentizio del Brenta e del Piave, quindi sono gestibili, si poteva ricavare moltissima energia. Le campagne in realtà venete hanno una fase di protoindustria antichissima. Esistono potenzialità turistico-ricreative? Ecco, questa è un'altra domanda. Dove sono? Quali sono e come si può metterle a sistema? Il caso studio quindi è diventato su tre parti. Abbiamo deciso di concentrare il caso studio su castello, parco, fiume. Il fiume l'abbiamo inserito. Il castello ci avevano chiesto, il parco era lì. Era, come dire, l'hanno detto tutti, quindi è evidente che sentono questa relazione. Il parco va anche oltre tutta la parte del castello, molto grande. Quindi tre fasi di quali sono guati: il restauro del castello, riqualificazione istituzionale del parco. Questa è la parte che io mi sono occupato insieme ai studenti di Padova, analisi geografica e turistica del territorio attraversato dalla Tergola, rendendoci conto che tutti i comuni, fino almeno agli anni 40-50, era pieno di osterie che cucinavano il pesce del fiume Tergola, sparite gli ultimi negli anni 70-80. Le chiese, ricostruite dopo la Seconda Guerra Mondiale, andavano tutte al Tergola, erano affacciate praticamente sul Tergola. Già ti dice questo, che la chiesa è stata costruita vicino al Tergola, è il primo nucleo, è evidente da un punto di vista storiografico. Tutti i nostri paesi, vedi dove è costruita la chiesa, capisci dove è il centro del paese, è basilare. Poi le hanno distrutte, però
se uno va, vede che proprio il tergo è l'asse ordinatore di tutto quel territorio. I metodi che abbiamo intrapreso, queste tra l'altro sono una delle interviste che conducevamo, queste sono due studentesse che facevano due interviste a due insegnanti che portavano i loro ragazzi al parco. Questo invece è un signore responsabile del consorzio di bonifica che veniva intervistato successivamente. Prima però abbiamo iniziato dall'osservazione partecipata, poi siamo andati a fare interviste semistrutturate, poi di focus group per produrre il nostro lavoro. Vado un attimo avanti, vi faccio vedere questa foto che sono in kayak. Cosa abbiamo fatto prima di iniziare? Il primo giorno di workshop i ragazzi pensavano di andare dentro in aula, noi abbiamo preso e la prima cosa che abbiamo fatto scendere il tergole in gommone insieme all'associazione Paesaggio Risorgie. Perché? Perché è inutile che parliamo di turismo fluviale se non ci sono le condizioni. Quindi cosa vuol dire? Per fare turismo fluviale anche slow dovevano esserci degli attracchi, ci sono gli attracchi, delle scalette per risalire, ci sono le scalette per risalire, i salti d'acqua, abbiamo detto che è un fiume fatto di mulini, dove sono i salti d'acqua, quali problemi possono fare? Il quarto fatto, c'è abbastanza acqua. Perché il problema è anche questo, è un fiume che alimenta, come dicevo prima, una grandissima campagna agricola. Quindi molte delle acque, se non sono sottratte per l'emulgimento, perché ripeto, noi continuiamo a dire non c'è anche più, siamo 5 milioni e beviamo tutti e consumiamo tutti un sacco di acqua, non è solo colpa di industrie, e anche ognuno di noi fa la propria parte e usiamo molta più acqua di quella che usavano negli anni 70 i nostri genitori, e questo è un dato di fatto. Cerchiamo sempre di esternalizzare, ma bisogna anche vedere il complesso delle cose. Cambio climatico, che questo è indubitabile, dopo magari qualcuno è contrario al cambio climatico, insomma è appena stato eletto Trump, che nel documentario che ha fatto vedere Before the Flood di Caprio dice: dov'è il cambiamento climatico? Io non lo sento il cambiamento climatico, qui fa freddo, servirebbe un po' di cambio climatico. Stava parlando di una convention in Alaska, ci credo che fa freddino, però insomma negarlo così, teorie scientifiche, è abbastanza comico. Quindi il gommone, perché? Per farvi capire subito questa dimensione. In bicicletta da Vigonza, abbiamo fatto andare in bicicletta perché c'è una pista ciclabile, però bisogna vedere anche la pista ciclabile com'è. Una prima cosa che dico subito è, dopo aver fatto andare a piedi nell'area da Peraga, sta Peraga dove sta il castello, il problema è che la pista ciclabile che è segnata a un certo punto si interrompe e manca un ponte di accesso per arrivare a Stra, che in realtà sarebbe il punto culmine, cioè Villa Pisani a Stra. Il Tergola si unisce al Naviglio del Brenta, che è la via navigabile penso più nota di tutta Italia, nella quale ancora si pratica un po' di turismo fluviale. Quindi lì c'era già un'interruzione. Andare in bicicletta perché? Perché il comune ci ha dato i dati e ha detto: ah, noi abbiamo fatto la pista ciclabile, ottimo, perfetto. Però ho fatto andare gli studenti in pista ciclabile e ho detto: com'è? Bella, va tutta bene. Ho detto: ci sono gli alberi? No. Ho detto: vabbè, adesso è settembre, a agosto chi ci va in pista ciclabile senza alberi? Desolate, perché avevo fatto lo stesso lavoro sul Museo dei Sassi, non so se avete presente dove passa, Castelfranco, in questa zona, è un rettilineo perché è un canale fatto per sviare le acque del Museo vecchio e del Tergola, quindi è un filone perfetto, è tutto dritto, però attraverso la campagna è un ottimo asse connettore. Invece di fare piste ciclabili di tombinare fossati, si può usare l'alzaia dell'Age, il problema è che è tutto dritto, perfetto, quindi la piacevolezza è un po' ridotta rispetto per esempio al Tergola che è i meandri, quindi è anche più piacevole. Ma lasciando stare quello, che secondo me è comunque piacevolissimo anche il Museo di Sassi, il problema è che io sono andato a farlo ad agosto apposta. Ad agosto non puoi fare il Museo di Sassi perché non hanno messo un albero, e non è la verità, perché dopo abbiamo chiamato appunto il consorzio di bonifica e ci ha detto: no, in effetti si potrebbero mettere, ma non ce l'hanno mai chiesto. Ma loro dicono che non li mettiamo perché il consorzio non vuole. Non è vero, perché all'interno dell'albero si può capire, i fiumi sono canalizzati, sono complicati, una volta avevano gli alberi, non è proprio vero, tutti i fiumi sono antropici da noi, però sul bordo esterno si possono mettere degli alberi calcolando, e ci sono i botanici, la giusta inclinazione, con determinati tipi di piante che crescono a fusto veloce con molte foglie, crescono con dei belle chiome che magari
con l'inclinazione del sole coprono la pista ciclabile, quindi distante, permettendo alle macchine operatrici di lavorare sul fiume, e d'autunno, quando invece serve il sole, perdono le foglie, perfetto. È una barriera artificiale, studi fatti sul canal du Midi in Francia, sembra stare in una galleria. D'inverno praticamente il canal du Midi è tutta questa galleria di platani, tu corri di fianco all'alzaio di questo canale e ci sono 3-4 gradi in meno del fuori di questa galleria. Uno dice, vabbè, solo per piacevolezza. No, siccome siamo in un momento di crisi idrica, cosa hanno pensato gli ingegneri del canal du Midi? Che non è solo un fatto di ombra, si chiama evaporazione termica. Hanno un'evaporazione termica, un'escursione, il 20% in meno, 20% in meno di acqua che a causa dell'irradiazione solare evapora in meno. Molta più acqua all'interno del canale. Osservazioni lungo la terra, quali i possibili fruttori. Ho fatto passare 3 ore al primo giorno un gruppo di studenti che li ho divisi, non ho potuto, avevo pochissimo tempo, dovevo concentrare tutto. Sono stati fermi e hanno guardato chi passava sulla tergola. 3 ore al pomeriggio, 3 ore al mattino, 3 ore al pomeriggio, tardo pomeriggio, perché bisogna capire chi lo usa questa alzaia per fare degli studi. Cioè, ci sono turisti, cioè, avete visto, ok, era un'osservazione di un giorno, è fittizia, era il metodo che mi interessava, siccome erano studenti, cioè c'era un duplice ovviamente obiettivo, quello di insegnare agli studenti come fare ricerca, e siccome studiano progettazione e gestione del turismo, come dovrebbero progettare turismo, perché è facile disegnare la pista, bisogna capire se quella pista funziona. Dall'altro lato anche dare un servizio al comune, il quale noi abbiamo detto sono tutti, come dire, riflessioni che vi diamo, sono da approfondire. Bisogna capire chi ci va, quali sono le potenzialità. Allora chi ci andava? Ci andavano soprattutto locali. Però la cosa interessante è che di questi locali una percentuale abbastanza consistente, il 12%, erano abitanti di Padova, che andavano a fare il primo posto un po' fuori dalla città, oltre all'anello d'acqua che c'è a Padova. Quindi cosa significa? Che più che turismo si dovrebbe parlare di strutture ricreative, di turismo rurale probabilmente. Non è passato nessuno di straniero, per capirci, o un toscano, per capirci. Ecco. Poi, dopo aver fatto questo, abbiamo preso e abbiamo selezionato delle categorie, e a queste categorie abbiamo fatto delle interviste semistrutturate. Questo è il risultato per post-it che abbiamo creato. Abbiamo intervistato amministratori, insegnanti, persone che abbiamo trovato lungo il tergola, appunto, e basta. Abbiamo chiamato allevatori, responsabili di bed and breakfast, abbiamo chiamato produttori di formaggi locali. Abbiamo cercato di coprire tutti quelli che potrebbero essere interessati. Abbiamo posto delle domande molto semplici, perché come vi ho detto prima abbiamo lavorato su il semistrutturato. Quindi avevamo 4 domande, 4 temi che adesso vi faccio vedere. Il primo era: qual è il futuro per la tergola? E da lì poi ci muovevamo e cercavamo di capire più le loro intenzioni. Erano diverse gli spunti che ci sono venuti, proprio per esempio sinergia tra territorio e comunità. Alberare e illuminare gli argini, perché giustamente ci hanno detto sì, ma è illuminato solo qua, noi non avevamo fatto tutto, però mancava l'illuminazione più a monte, e quindi uno quando viene inverno alle 5 è buio, non può neanche andare a correre sul tergola. Ovviamente ci vuole anche lì l'illuminazione, come fare l'illuminazione, perché non diventi un'altra strada, deve diventare un luogo comunque piacevole di relax, anche visivo, anche emozionale. Mettere in sicurezza le ciclovie, perché? Perché molte volte la ciclovia passava per dei passaggi molto particolari, magari di fianco a una rotonda, e quindi in quei casi è necessario creare un dosso, non è che si possa spostare la rotonda o si possa spostare la pista ciclabile, si cerca di creare un dosso prima e un dosso dopo. Le soluzioni non sono difficili, ce ne sono, stante le regole che le rotonde devono avere una certa distanza, i dossi e tutto, quindi il regolamento urbanistico che c'è vigente. Migliorare la comunicazione via web. C'è un possessore bed and breakfast che ha detto il problema è che siamo inesistenti, e invece siamo, come avevo fatto vedere nella parte prima, abbiamo la stazione di treni, siamo a poca distanza da Venezia, poca distanza da Padova, vicini con la stazione che va anche a Cittadella, che è una città murata più importante del Veneto, a Noale, che è un'altra città murata, i Colli Ugani, tutti si possono raggiungere da Vigonza in treno.
Quindi tecnicamente, soprattutto nel nuovo asset, nella nuova PAC che insisterà tantissimo su nuove forme di turismo, in particolare sulla quarta forma che è il turismo rurale, loro hanno tutte le carte in regola per cercare, come diceva, però siamo inesistenti, non ci siamo, e quindi era questa. Quindi chiedevamo e avevamo un'altra, era la ruralità. Cosa fare per preservare, perché un conto è essere paese rurale, un conto è anche creare l'immaginario. Ci sono due livelli nei quali un turista vuole vedere determinate cose, il che non è che il territorio deve piegarsi al volere del turista, ma cercare di dare una forma al suo territorio che sia riconoscibile. Noi abbiamo questa peculiarità rispetto agli altri comuni, la scarsa densità. Abbiamo ancora molte appezzamenti di campi che sono rimaste unite, e loro dicono, beh, preservare le siepi e le fasce tamponi sugli argini, che sono quelle che danno in realtà bellezza alle nostre campagne. Insomma, una nostra campagna senza le siepi non è proprio la campagna veneta, la piantata veneta è fatta con la siepe, c'è poco da fare. Nello studio vecchio di Emilio Sereni, uno dei più importanti sul paesaggio agrario, negli anni 70 è uscito il suo lavoro, che è vecchio, però una cosa che era riconoscibile del paesaggio veneto, ma basta guardare, ecco che torna analisi testuale, i quadri di Jacopo Bassano, si vede sempre i campi sono chiusi e tutti col filare di morari e di viti laterale. È un classico piantata. Agricoltura a chilometro zero, sensibilizzare rispetto all'ambiente prima di investire su di esso. Una signora diceva che era del GAS, del gruppo di acquisto solidale, quindi c'era comunque un fermento locale. Noi abbiamo cercato anche di cogliere quello che già c'era, diceva, beh, guarda, il problema è che la gente ancora non si rende conto di quanto importante potrebbe essere questo ambiente per loro, non ci credono, pensano ancora in una maniera leggermente vecchia, ma non vecchia nel senso di anagraficamente, ma da un punto di vista concettuale. L'acqua, l'altro tema grosso era che cos'è l'acqua, perché non è stata nominata, che cosa si fa sull'acqua. Infatti anche gli stessi che andavano a correre dicevano, ma vieni qui a correre perché c'è acqua? No, perché c'è una pista fuori dalla strada, dicevano. E questo era interessante. E allora tutti proponevano cose in realtà, perché tutti dicevano, sì è vero, però mio nonno ci andava, mio nonno pescava, mio nonno faceva il bagno sul Tervolo. È chiaro che adesso non si può più fare, al portata di 2 metri cubi, aveva 6 metri cubi una volta, 2 metri cubi tiri in attestata sul fondo se ti tuffi. Proprio poca acqua, proprio poca. Però vedete, tutti erano avvicinati la gente al fiume, percorsi di viaggi per riabilitare la cultura fluviale. Qualsiasi parte era la domanda che veniva, tutti si rendevano conto che c'era un distacco. Pensate che nel Tergola, nel boom del disinteresse verso l'ambiente di tutti noi come società, quindi fine anni 80, inizio anni 90, quindi con disastro anni 60-70, entra la coscienza ambientale, però negli 80 e 90 ancora un po' fatica, chi è ambientale, la coscienza ambientale, ma sono quelli che vanno contro le pellicce, non è solo quello, l'ambientalismo è tutt'altro. Il fiume Tergola è pieno di cartelli, volevo anche fare altre cose, ma sapevo che se no andavo troppo per le lunghe, è pieno di cartelli di vieto di balneazione, acqua fortemente inquinata. Foto, anni 50, tutte le foto sono tutta la gente che la prima cosa che faceva fare la foto, a Vigonzi, sembra quasi un must, è farsi fare la foto con un piede dentro l'acqua o su una barchetta, dentro al Tergola. Cambia completamente l'uso del territorio, nuovi odori, nuovi oggetti che si relazionano col territorio. Tutti che propongono rispetto all'acqua di ristabilire un contatto, nullo completamente. Turismo, qua abbiamo chiesto in realtà che cos'è, è chiaro che qualcuno aveva più sensibilità, però qui abbiamo cercato di mettere non chi è il bed and breakfast, per esempio c'era un conte che aveva una bellissima villa, tutto in inglese, con un bellissimo sito internet, lui ha sempre molti turisti che vogliono stare nella classica villa veneta seicentesca, turisti anche benestanti che vogliono visitare non solo Venezia, che vengono 3 giorni a Venezia, ma fanno 3 giorni a Venezia, poi vanno a vedere giustamente Padova per il Palazzo della Ragione, presso una prima università, poi vanno come tutti gli inglesi a Verona, ovviamente perché devono andare a Verona, e poi magari vanno anche a visitare, che ne so, le città murate di Monselice Est,
è gente ad un certo livello che va in quelle esposte, però lui lì col turismo lui ha già un'altra idea. Io volevo sapere qual era la coscienza generale del turismo, quindi chiedendo allo storico, all'architetto, all'insegnante delle elementari, capire anche quanto una società è pronta a fare turismo, perché il turismo lo si fa dal panettiere a veramente all'operatore. E bisogna credere che non è la panacea di tutti i mali, col turismo non è che risolveremo, come si suol sempre dire, col turismo vivremo tutti, non è per niente vero. Però una grossa parte della popolazione, una buona parte soprattutto dei giovani, potrebbe veramente vivere col turismo. Il turismo secondo me poi ha un'altra rilevanza, che è la rilevanza sociale, che molte volte ci dimentichiamo. Se io faccio turismo, e non parlo di turismo sulle coste marittime come Jesolo, Bibione, turismo soprattutto rurale, turismo su città, che ne so, come Schio, come una delle più importanti company town mai fondate in tutta Europa, una delle più rivoluzionarie, ecco, quello è fare una sorta di turismo di un certo tipo. Vuol dire che il territorio riconosce l'importanza di se stesso. È per questo che noi molte volte studiamo qual è l'approccio che hanno anche gli stessi dove c'è turismo al proprio turismo, cioè come valuti il tuo territorio, qual è il legame che hai con il tuo territorio. Se tu pensi che valga la pena visitarlo, vuol dire che vuoi investire sul turismo, vuol dire che secondo te il tuo territorio ci tieni. E questo il legame sottile che sta dietro, che ci interessava scoprire. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso i dati, da tutti quei dati, da tutte queste cose, abbiamo cominciato a creare delle tavole esplicative. Per esempio qua ci sono tutti i dati sul consumo di suolo del comune di Vigonza, anche confrontati con degli diagrammi a torta molto specifici, cioè abbiamo cercato di vedere, prendendo tutto il catasto e vedendo tutto cosa c'era su tutti i campi, cosa veniva coltivato e resto, per vedere anche se era monocoltura, quindi anche lì il paesaggio rurale va a cambiare, se la maggior parte è seminativo a mais, non perché sia negativo, ma semplicemente perché porta monotonia, non era per quello, e era anche perché poi se c'è solo mais è difficile provare a lavorare sui prodotti a chilometro zero, che sono quelli più richiesti, come per esempio le verdure, come per esempio dei tipici del frumento che era tipico di quella zona. Quindi c'era anche questa analisi. Qui invece abbiamo fatto la distribuzione del turismo nel comune rispetto a presenze e arrivi, e poi le belle visite anche tra italiani e stranieri. Il dato sembra, mi pare abbiamo analizzato 97-2012, gli ultimi 15 anni, il picco qui in basso corrisponde al 2008, 2009, 2010, insomma più che 2008 è proprio 2009-2010, che è stata la crisi per tutti. I picchi in realtà mi hanno detto, ma guarda che bei picchi qua che ci sono, e ci sono stati due grossi congressi nell'area di Vigonza, quello che vi dicevo prima, avevo falsato i dati degli arrivi e delle presenze. Però comunque, tirando via quei dati, quindi il dato di per sé, se lo vai a leggere, lo devi anche interpretare, scorporare, in realtà comunque c'è stata sempre una crescita costante, interessante, sia da parte degli stranieri che degli italiani, molti più stranieri comunque nella zona, e quindi questo ci aveva anche sorpreso. Dall'altro lato, qui avevamo invece preso in considerazione tutte le strutture ricettive del comune di Vigonza, la crescita negli anni, quante erano, la loro distribuzione. Quello che ci ha colpito è che era partito con degli hotel, perché, soprattutto per congressi o per altro, per la vicinanza a Padova. Hotel grandi che magari a Padova non si riescono a costruire o a molto più basso costo, magari anche buoni hotel, però dire sto un po' in periferia, tanto tutti hanno la macchina e poi vado a lavorare nella zona. Da Vigonza è facile prendere la circonvallazione e andare in Padova Sud, che è la zona industriale dove stanno tutte le industrie, quindi loro hanno fatto quei conti. Negli ultimi anni c'è stato un cambiamento generale e crescita esponenziale, grazie anche ai finanziamenti, questo è indubbio, bed and breakfast e di strutture ricettive dolci. Quindi un territorio che si andava a proporsi verso questo obiettivo. Sul fiume, l'osservazione partecipata, l'escursione, il lavoro sul campo ci ha portato a mappare tutte le scalette che c'erano, lo stato di degrado, vuol dire che comunque c'erano tutte queste scalette e non tutte erano in laterizio, la maggior parte erano in cemento, vuol dire che sono anni 70, vuol dire che fino agli anni 70 la gente accedeva al fiume. Poi noi non avevamo competenze, bastava andare ai restauratori per capire, magari qualcuno che ne sa di cemento, della deperibilità e capisce anche quando è fatta,
vai a vedere quanto è pulita, quanta erba c'è sopra. Ce n'era una di pulita, infatti sotto c'era una barca. Cosa abbiamo fatto? Ci siamo appostati là, siamo andati a suonare la casa, a chiedere. Ho detto no, perché a me piace, era una cosa che aveva mio nonno con la barca, ogni tanto quando c'è acqua, cioè quasi mai, ha detto mi piace prendere la barchetta e muovermi nel fiume, lo faceva mio nonno, ce l'ha sempre fatti, è una sorta di saltafosso, però non in legno, però era interessante che lui avesse conservato questa memoria. Vado avanti perché sono andato decisamente oltre. Il lavorato finale è stato in realtà una mostra di tutti questi pannelli che abbiamo fatto al castello di Peraga, riabitare il castello, è stata invitata la comunità, prima una presentazione che abbiamo fatto specifica però ad amministratori e tecnici, nel quale abbiamo spiegato tutti i dettagli, quelli un po' più noiosi, che però sono necessari, abbiamo coinvolto anche gli operatori, poi abbiamo fatto una presentazione pubblica a tutta la comunità, la quale non mi aspettavo, c'era molta gente, ho detto come sono, non ci sarà nessuno, invece c'era molta gente, le tavole servivano per comunicare ovviamente verso l'esterno, cercavano di riportare meno scritto possibile, c'era proprio questa idea di comunicare attraverso immagini tutto quello che avevamo ricercato. Vado in fretta all'ultimo caso studio, che è il progetto EUWater, che è un acronimo di European Waterways Heritage. Qui l'inglese non è modaiolo, è semplicemente il progetto europeo, e quindi è evidente. L'obiettivo è quello di fare una sovrapposizione nei confronti di patrimonio idraulico di paesaggi d'acqua, perché in tutti questi anni, nonostante ci sia una certa affezione che si può notare, per esempio dalle mie parti, mi piace molto, è una cosa che vorrò fare in futuro, si dice andiamo in Brenta. Cioè mi piace perché l'idea non è quella di andare al fiume Brenta, andare in Brenta, il Brenta, cioè come fiume, diventa luogo. Cioè io vado in quella dimensione luogo che sta all'interno dei due argini e vado lì, perché ci sono gli alberi, perché c'è bosco, perché lì ci si può fare il bagno. E il Piave è la stessa cosa, si dice vado in Piave, ho provato a fare delle domande, è molto interessante, nel quale un elemento diventa un altro elemento geografico, cioè un elemento lineare diventa un elemento spaziale, tridimensionale, e quindi c'è comunque una certa affezione. L'affezione che però ogni tanto non mi sembra di non vedere, perché purtroppo, passato settimana scorsa, il cinquantenario dell'Acqua Granda, ho sentito gran poco in giro, ed è stato un evento non solo per Venezia drammatico, anche per tutto il nostro territorio, e quello che un po' più mi fa pensare è che bisognava che si levassero più voci, il fatto che c'è stata la commissione De Marchi che aveva fatto un grandissimo studio sulla fattibilità, visto che siamo nel Vicentino, il Bacchiglione è esondato qualche anno fa, cioè c'era Piazza Matteotti sotto acqua, sono le foto sotto acqua, stiamo parlando di patrimonio dell'umanità, di fronte c'è Palazzo Chiericati, ok che era il porto quello, però una volta. E quindi c'era questo sul fatto del, abbiamo detto, beh c'è un asset, che è sono i fiumi, cos'è che ha caratterizzato il territorio? Se dobbiamo pensare al territorio veneto, è l'acqua. È sempre stato un territorio ricco d'acqua, un territorio che tra l'altro attraverso l'acqua ha creato se stesso, prima solo Venezia è creata grazie alle zattere, al legname che veniva fluttuato giù dal Brenta e dal Piave, fatto a mo' di zattera, tutti i pali che stanno sotto a Venezia sono tutti dovuti al territorio, e se non ci fossero dei piumi come li trasportavi? Non esistevano altri sistemi. Il canale Battaglia è il secondo canale scavato in Italia, è un canale di fine 1100, aperto nel 1202, cioè quindi quando si parla di Navigli di Milano, il secondo canale, che tra l'altro ha scavato lo stesso ingegnere, è a Battaglia Terme, ed è un canale che va da Battaglia alla città murata di Monselice e poi continua a est con il Bisato che invece avevano scavato i Vicentini. Quindi c'è una storia dietro molto importante. Questo progetto quindi si pone questi obiettivi, quello di rifocolare la consapevolezza verso i corsi d'acqua e dare forza a un settore di turismo che in Inghilterra sta andando molto bene, loro stanno però facendo un progetto ormai da più di 15 anni, loro sono la patria dei canali,
hanno 2000 chilometri di canali, ne hanno persi 3000 con la rivoluzione industriale. Comunque questi sono i partecipanti al progetto, c'è l'Italia con l'Università di Venezia, Spagna con l'Università di Girona, Inghilterra con l'Università di Brighton, ma lavorano a Manchester, e l'Olanda con l'Università di Amsterdam e l'Università di Leiden, e lavorano su una zona sopra Amsterdam. Vado veloce che siamo senza batteria e sto andando oltre. Tiene. Ok, quali erano le domande di ricerca? Perché è sempre quello il punto che io continuo a dire, prima uno deve farsi le domande di ricerca. Cioè, qual è il ruolo oggi dei canali minori e dei piccoli fiumi nella progettazione territoriale? E con piccoli fiumi si intende, noi abbiamo preso in considerazione i fiumi un po' più grandi, però ci sono fiumi come il Tergola, come il Marzenego, come il Dese, come il Muson, sono tutti fiumi, l'Astico. Sono molti fiumi, veramente il Negrisia sul Piave, da qua possiamo dirne migliaia. E i canali artificiali, stiamo parlando del canale del Piove, un canale importantissimo, stiamo parlando del canale Battaglia, del canale Bisatto, del canale di Loreo, ce ne sono tanti. Il turismo è un'opzione per la rivalutazione post-industriale, cioè post-industriale forse poco incorretto in questo caso, è che l'ho tradotto, devo essere onesto, direttamente dall'inglese, in realtà del post-commerciale. Perché in Italia i canali, soprattutto gli ultimi, hanno avuto forza propulsiva fino agli anni 50 con il commercio lungo i canali, poi subentra la gomma, quindi non c'è quell'impatto per esempio che c'è in Inghilterra, che è la ferrovia che interrompe l'epopea del canale. Qui è la gomma che interrompe la navigazione fluviale. Però il leisure, le attività ricreative, il turismo possono essere veramente, o è come al solito, ah non sappiamo cosa fare, facciamo turismo. C'è anche questo da dire, perché non deve essere faccio turismo quindi ho salvato il territorio. Sempre in base alle caratteristiche. Ma soprattutto c'è un'altra cosa, patrimonio ce n'è tanto, sì, studi ce ne sono tanti, abbiamo provato a studiare, sì, soprattutto canale Battaglia e altri. Importante era come comunicare questo patrimonio. Dico una cosa banale, però non lo è così tanto. Se oggi leggete una tesina di un ragazzo del primo anno di università, stiamo parlando 96, lui in bibliografia non può mettere neanche un libro. È raro che mettano dei libri in bibliografia. Chiaro, non stiamo parlando di una tesi, una tesina per un corso, nel quale si chiede di fare una piccola ricerca in geografia, si fa spesso questo, quindi si chiedono tesine molto brevi che fanno parte del voto d'esame, però almeno il 70% non ha citato un libro, hanno fatto solo ricerca in internet. Quindi c'è questa cosa, come comunicare il patrimonio. È andato. Vado a recuperare il... Sì, sì, allora, e quindi questo è il problema. Come ci siamo dati risposta? Che forse una delle nuove tecniche potrebbe essere quella proprio delle nuove tecnologie, usare le applicazioni, che sono il modo odierno, tra l'altro, di muoversi nel territorio. Io, per esempio, non compro più una guida. Da anni uso il mio telefono e i tracciati che io mi faccio e me li importo dentro il telefono. Per esempio, altro esempio banale, quando risalivamo i fiumi, abbiamo iniziato nel 2008, dopo l'esperienza della Francigena e del Cammino di Santiago, avevamo le mappe, bellissime, le CTR, nel quale disegnavamo tutto lungo la CTR, facevamo con Google Earth, perché c'era già Google Earth ovviamente nel 2008, però disegnavamo su Google e poi riportavamo in mappa, e quando uscivamo avevamo tutte le mappe, avevamo proprio la busta con tutte le mappe, le annotazioni. 2012 abbiamo, con gli smartphone, la diffusione totale dello smartphone, della copertura, ci sono tantissimi programmi nei quali cosa facevamo? Importavamo la traccia che disegnavamo in Google Earth, la buttavamo dentro il computer e quando avevi un dubbio aprivi il telefono, guardavi la traccia e dici ah devo andare di qua e chiudi il telefono. Non servono più le mappe, o meglio, sono sempre mappe, semplicemente il supporto è cambiato. No, anch'io ho il caricabatterie, però mi ha detto che il mio è più piatto quello suo rispetto al mio. E quindi c'è questo cambiamento, quindi
abbiamo iniziato un progetto che, se volete, potete anche trovarle. Abbiamo prodotto delle app prima di imbarcarci in questo progetto, perché anche dovevamo anche noi impratichirci su come narrare, come fare. È facile trovarle, sono disponibili sia su Android che su per Apple. Le ultime due sono una sul Delta Po e una su Colli Uganei e Navigli. Però con questo passaggio abbiamo deciso di applicare dei metodi che non erano quelli che avevamo usato precedentemente. Il metodo è quello importato in realtà dall'Inghilterra, che si chiama CSS Methodology. A loro piacciono tantissimo gli acronimi su qualsiasi cosa. In realtà sono la raccolta di storie orali, quindi non lavorare su interviste, su diciamo situazioni strutturate, ma lavorare sulla raccolta di racconti puri da parte di persone su quello che è il luogo. Questi racconti di persone vengono scritti, vengono poi rielaborati, vengono ridiscussi attraverso dei focus group. Questi focus group danno delle risposte che vengono mediate attraverso la conoscenza pregressa, cioè lo studio geografico e storico del territorio, e questi vanno a colmare dei gap che in Inghilterra è molto sentito questo, si chiama il sapere, come dire, accademico, si tradurrebbe in Italia indigenous knowledge, e il sapere invece pratico di quelli che vivono. Quindi si cerca di integrare questi due saperi. Si dice spesso che l'università è su una torre d'avorio e che non riesce a valutare quale è il lavoro sul campo. Ecco, l'obiettivo è quello di unire il sapore molto specifico, invece avevamo un po' messo dentro le altre app, con quello che viene dalle persone, con le aspettative delle persone, attraverso interviste completamente libere, focus group e workshop. I workshop noi abbiamo già iniziato a farli. Allora, il progetto è solo un anno, quindi non ho risultati, quindi il punto 7 e 8 di quella lista che vi avevo fatto vedere teorica non esiste, perché non c'è, ci sono queste app che sono provvisorie solamente. E ci arriva? Ah, le prolunga. Però adesso faremo, per esempio, abbiamo fatto un primo workshop nel quale abbiamo invitato, ovviamente, la scelta di casi studio. Io mi dico, sto andando a memoria non avendo il PowerPoint. Se vedete, il processo è identico a quello che avevo descritto all'inizio, cioè deve esserci coerenza perché l'indagine territoriale sia effettiva, cioè altrimenti facciamo sempre cose un po' come capita, non va bene, deve essere sempre coerenza, deve essere sempre strutturate i lavori. Se sarà spento dovrei riaccenderlo forse. Beh, comunque, le analisi di casi studio, potevamo scegliere diversi ovviamente di casi studio, abbiamo privilegiato tre tipologie di canali o fiumi, cioè mettendo insieme. Abbiamo deciso di prendere il canale battaglia, quello di cui vi dicevo prima, parte dal Bassanello, sud di Padova, canale scaricatore, questo, va a sud e arriva, passando per Monselice, Battaglia Terme, che è uno dei porti fluviali, un porto in terraferma bellissimo, incredibile, fatto col ponte Scaini, facciata a riviera, dietro le corti alla veneziana. È un posto interessantissimo, è stato uno dei porti più attivi, contava 70-80 imbarcazioni al giorno negli anni 50 che passavano. Il perché? Perché dopo vi spiego, è strategico. Qua in realtà si fonde con il canale Bisatto. Questo è il canale Vigenzone Cagnola che entra dentro il Bacchiglione. Battaglia Terme sta qua. Quindi Battaglia Terme era una via per congiungere Padova alle città murate, alla campagna, ai Colli Uganei, Trachite. La Trachite è quella pietra che pestate ogni volta che andate a Venezia. Pietra nera è la Trachite. Quindi praticamente il colle che sta dietro Monselice non c'è più, perché è finito sotto i piedi di chi? Tipo miei che cammino tutti i giorni a Venezia, o vostri quando andate a Venezia. E quindi qua era comodo portarle. Si prendeva questo salto d'acqua, si faceva il Vigenzone, si andava al Bacchiglione e su fino in laguna. Perché uno dice, ma c'è il Naviglio del Brenta. Sì, il Naviglio del Brenta, però sei conche di navigazione. Conche si dice chiuse. Vuol dire che c'è molto dislivello, quindi ogni volta devo entrare alla chiusa, aspettare che si abbassi e ripassare. Di qua cosa succedeva? Innanzitutto la Trachite è qua.
uso questo canale, Bacchiglione, vado giù. Quindi un canale totale, un fiume canalizzato, il Bacchiglione qua viene anche chiamato canale Roncaglietta, canale Ponte Longo. Molte volte nella cartografia e dice, il Bacchiglione, cioè, si ferma a Padova. No, in realtà il Bacchiglione continua, semplicemente viene, passa sotto diversi canali, entra, viene canalizzato nel Roncagliette e diventa il Ponte Longo e poi entra dentro la foce nuova del Brenta fatta nel 1600. Il terzo caso invece abbiamo preso un caso particolare, uno perché vogliamo andare dall'altra parte, è il fiume Sile. Uno perché c'è il parco, due perché c'è già un turismo fluviale sviluppato anche se non ancora organico, tre perché mette in connessione un'altra zona turistica che è Jesolo, come questa mette sottomarina, con Treviso e Castelfranco Veneto, quindi anche l'idea è che il fiume sia un po' sinetico e territoriale, parte del tutto, mette insieme turismo marittimo, turismo rurale, turismo culturale, mette insieme molte cose, e poi perché è un fiume che conserva una discreta, seppur relitta e molto, come dire, con bassa capacità biologiche, però conserva una naturalità relitta, soprattutto nella zona mediana o nella zona alta-alta, per chi magari è stato. Lo si vede quando si arriva in aereo all'aeroporto di Treviso, che presenta è dentro il parco del Sile. Quindi abbiamo scelto questi tre casi studio. Per adesso stiamo lavorando soprattutto su questi due, Sile inizieremo con l'anno prossimo. Come abbiamo fatto? Vi ho detto, interviste semistrutturate, vado oltre qua, vi faccio vedere cos'è per esempio una intervista che abbiamo fatto. Nel 28 Iga ha fatto Iga Fondana Cooperativa Trasporti Fluviali di Battaglia Terme, a cooperativa anonima, e che era anche un armatore privato, un certo Giuseppe Benelle, che aveva già 22 barche per conto suo. Tant'è che nel 29 lui aveva già un rimorchiatore, uno che trainava le barche, il famoso Diaz, che trasportava le barche fino a Battaglia, quando che era cariche di grano, le trainava verso i mulini di Battaglia. Quindi dopo si scaricava il grano, si caricava la farina, questa andava a Ciosa e Venezia, reimbarcava sui velieri, sui bastimenti, e questa faceva il giro della penisola. Mi ricordo ancora i timbri che erano sui sacchi, le destinazioni di sta farina. Con di conseguenza Battaglia, questo grandissimo porto, gli era importante perché da Battaglia portavamo via tutta la trachite dei colli, va bene, e la trasportavamo dove? E trasportavamo lungo il Po, si andava fino per il Po, si andava fino a Moreto, fino a Pavia a portare le trachite. Perché? Perché dove l'acqua erodeva gli argini, no? Gli arsari del Po, l'acqua su una notte ti porta via una maresana di terra. Di conseguenza bisognava portare i sassi. Allora nelle grandi anse del Po, va bene che sia anche 2-3 km, si lavorava per decenni a portare sassi, ma no, tutte le barche di Battaglia, ma a Battaglia non erano solo le barche di Battaglia, erano le barche che venivano da Comacchio, le barche che venivano dal Delta del Po. Pensa che dal porto di Battaglia si partiva due volte a settimana, il lunedì e il venerdì. Perché? Perché il pescaggio del canale da Battaglia fino a Ponte Longo, che è 24 km, e il canale va su a gradini. Quindi se non c'è un buttà d'acqua, cioè se non si dà un altro livello, e barche cariche, non può andare giù. Allora scaricava il canale di sopra di Battaglia, va bene, con l'ondata di 3 ore, va bene, e barche arrivava a Ponte Longo. Se invece a barca vuota si poteva venire su perché un metro e mezzo d'acqua che era sempre. Allora a barca vuota si ritornava col traino dei cavalli e quindi non vi era problemi per venire su con la barca vuota. Ma qua a barca carica bisognava fare il famoso buttà. Scaricava tutto il canale di sopra e con l'ondata di 3 ore tutte le barche cariche scendeva, va bene? I pescatori vecchi, perché sono i miei ricordi ovviamente anche di infanzia che vanno a mischiarsi con questo. Io mi ricordo di aver mangiato spesso il pesce di fiume, pesce di fiume che non intendo la trotta, intendo scazzone, sanguinero, l'anguilla, rane, gambero di fiume, finché ero almeno 8-9 anni, quindi inizio anni 90. Adesso non c'è più. Perché facciamo questo lavoro con i pescatori? Ma non perché abbiamo nostalgia, anche se loro hanno tantissima nostalgia. Il problema delle interviste non strutturate è che per fare un'intervista sono 2 ore minimo,
siccome devi intervistarne molti, sai che devi impiegare tantissimo tempo, perché loro non vedono l'ora di raccontare, ma per fortuna, tra l'altro, c'è molto entusiasmo sull'essere ascoltati. Ovviamente non si può prendere tutto quello che viene detto, perché bisogna sempre ricordare che la nostalgia, che è il tema su cui stiamo lavorando adesso, ha delle belle caratteristiche, però fa, è come uno smacchiatore con il tempo, cioè tira via le macchie grosse e lascia solo la superficie pulita. Quindi loro si ricordano le cose belle, però non si ricordano che era dura veramente, o sì, te lo dicono come dire perché è epico, però era molto complicato, non è che sia la soluzione migliore. I pescatori li stiamo intervistando semplicemente per far emergere il fatto che i nostri fiumi sono biologicamente morti. Per questo intervistiamo i pescatori, perché era normale in tutti i paesi di terraferma, e noi stiamo pescando uno a uno, avere la famiglia che era pescatori. E dice, ma come pescatori? Andavano fino in mare? No, no, pescavano nel fiume e vivevano vendendo il pesce di fiume. È facilissimo, ogni fiume ha i suoi pescatori. Confermato, perché nell'Adda tre volte abbiamo parlato, due volte ci hanno indicato, ah, qua c'era il pescatore, è morto ormai. Il pescatore era anche un beone, coincide questa cosa almeno nei racconti dal tagliamento all'Adda. Però è importante far capire questa cosa, perché i nostri fiumi sono migliorati da un certo profilo, certo tempo, però perché c'è stata la direttiva quadro acque? Quello che mi preoccupa è che non c'è più pesce. Per esempio, un altro indicatore, il Brenta era il fiume dei Temoli. Un Temolo, io l'ultimo che ho visto è stato 92, mi diceva mio papà, io mi ricordo, ho detto papà ero piccolo. Mi ha detto non ho più pescato uno, non esistono. Le rane non ci sono, questo è grave, perché sono veramente segni che siamo un territorio in difficoltà. Perché l'acqua è tutto, c'è poco da fare, e soprattutto più avanti che si va, adesso c'è il problema per esempio che il Polesine è senza acqua, allora cosa hanno fatto? Nella zona del Brenta hanno fatto dei tubi per portare l'acqua fino a sotto, quindi andando a pescare l'acqua nella falda. Grosso comitato del no, ovviamente, l'anno scorso ho fatto un ciclo di conferenze proprio su questo, e io ho detto che li capivo, però c'era anche da tener conto che c'è un patto sociale tra di noi, che se loro non hanno acqua, non è che noi perché ne abbiamo un po' di più non gliela diamo. Importante però era magari dirlo alla comunità che gli avrebbe piantato dei pozzi dentro il Brenta, era molto più semplice, e soprattutto non fare il sotterfugio del ok, facciamo i pozzi più facciamo un controllo a rischio idraulico, quindi caviamo 200 quintali, 200 tonnellate di ghiaia. Controllo idraulico de che non c'è, il Brenta è di 9 metri sotto il livello degli argini, in altre zone sicuramente non è lì il problema, però è curioso come anche lì ci sia venuto un problema. Perché? Perché ovviamente con l'innalzamento del livello dei mari, questo se non è dovuto al cambiamento climatico, comunque c'è, il cuneo salino è molto più forte. Cosa significa? Che tutta l'acqua che usavano per irrigare i campi nel Rodigino, soprattutto dell'Adige e del Po, il cuneo salino risale molto di più. Quindi significa che loro hanno meno disponibilità di acqua potabile, perché l'acqua è salata e non puoi irrigare con l'acqua salata evidentemente i campi, anche perché già il loro terreno è di bonifica, quindi già ha una salinità diversa e quindi hanno bisogno di acqua. Quindi non è il problema di fare queste manovre, il problema è di cercare prima di spiegarlo, basta fare degli incontri pubblici. Dopo io li ho fatti, se la gente non viene perché non è interessata, questo è un altro discorso, però sono stati fatti. L'importante è cercare di dire le cose, cercare di fare di fuoco, si previene, adesso c'è lo scontro totale, come sempre. Faccio vedere velocemente qua i workshop, il primo è stato, abbiamo invitato tutti quelli di Casi Studio, abbiamo parlato un po' più a lungo, abbiamo presentato il progetto, quello che andremo a fare. Venerdì prossimo, venerdì sera, faremo questo secondo workshop dedicato al canale Battaglia, Genzone e Bisatto. Lì parleremo di quello che abbiamo fatto fino adesso, tutte le interviste che abbiamo realizzato e che tra l'altro anche quel giorno, visto che alla sera c'è il workshop, sarò in giro a fare interviste. Poi alla sera le presenteremo le idee che noi abbiamo come itinerari, perché il tutto verrà buttato all'interno delle app, di applicazioni, e poi vorremmo dei feedback da loro, anche come proposte, o se conoscono altra gente da intervistare, o se hanno storie da raccontare. Per questo abbiamo preparato dei questionari,
altro sistema di indagine territoriale, lavorare con dei questionari. I questionari abbiamo costruiti ovviamente per facilitarci, cioè all'inizio magari con crocetta, risposta multipla, poi risposta multipla e poi risposta aperta, perché così uno invoglia anche colui che viene ad ascoltarti a rispondere alle domande. Concludo con due frasi che mi interessano, perché la conoscenza è ricerca geografica, ma più in generale scienze sociali, perché oggi si è parlato di geografia più o meno, antropologia più o meno, ricerca territoriale più o meno, tutte cose che si intrecciano, come si intrecciano ora, parlare di campagne città ha senso? Con le categorie di una volta è difficile. Guardavo prima in treno venendo qua, ero sorpreso di c'è un pezzo bellissimo tratto in campagna dopo due ville con alcuni campi, però subito dopo comincia a arrivare Tiene Schio, dov'è la campagna? Sì, c'è solo le api, ci sono i pollai, c'è pure anche la stalla, ma c'è anche la fabbrica, cioè è tutto un misto. Cioè l'obiettivo è quello, non è che questa ricerca o quello che facciamo non riusciamo a rispecchiare il mondo, ma si cerca di rappresentarlo, e chiaramente cercando di rappresentarlo si lasciano fuori delle parti, perché è impossibile rappresentare tutto, se non per il tempo che manca, anche perché ognuno di noi fa delle scelte, e quando fai delle scelte ovviamente fai delle esclusioni, quindi quello che noi facciamo potrebbe sicuramente essere integrato da altre ricerche e soprattutto avanti. Però la forza, vi dicevo, dell'approccio multidisciplinare a fungere da chiave di volta per la comprensione dei processi passati, esistenti, ma soprattutto per cercare di governare quelli futuri, che è questo, cioè tenere il timone, perché l'abbiamo un po' perso e quindi abbiamo cercato e creato un po' di confusione. E mi piace chiudere con questa, perché si parlava prima di rappresentare, non si può rispecchiare. Questa secondo me è una rappresentazione perfetta di che cos'è, per esempio, la stagionalità. Che cosa significa ancora essere stagioni? Questo è un disegnatore rumeno, Sostenberg, però è famoso negli Stati Uniti perché l'ho vissuto sempre negli Stati Uniti, ebreo, nel quale gli era stato chiesto per un lavoro, per un Earth Day, per i giorni della Terra, di dire che cos'è che è ancora importante, che cos'è che segna il tuo senso di natura. E lui ha detto: passaggio alle stagioni, come lo disegno? Così. È eccezionale. Ha messo in mezzo la primavera, qui ha messo l'inverno e un uomo che va verso l'estate. Questa è la carica, la possibilità delle rappresentazioni. E come prima noi facevamo su quelle tavole, non è che abbiamo tutti i dati, è cercare di rispecchiare, rappresentare quello che è il territorio.